Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano con un nuovo aggiornamento sulla situazione meteo sulla nostra penisola. Quest'oggi ci focalizzeremo soprattutto sulle temperature, le quali risultano sopra media, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, grazie all'aria calda portata dall'anticiclone. Qui i valori si sono portati anche 5 gradi al di sopra di quanto atteso nel periodo, con le temperature che già hanno raggiunto e superato i 30 gradi. Un po' più fresco è invece il sud, a causa di una residua circolazione depressionaria che ancora insiste sul Mediterraneo orientale. Nei prossimi giorni, però, in vista anche dell'inizio dell'estate meteorologica il prossimo 1° giugno, le temperature torneranno ad aumentare su tutta la penisola, con i valori massimi che potranno salire fino anche a 32-33 gradi. Le zone più calde, secondo le ultime previsioni, dovrebbero essere quelle della pianura dell'Emilia-Romagna e del Piemonte, come anche il Foggiano, le zone interne della Sardegna e della Sicilia orientale. Al sud in particolare il caldo arriverà nella seconda parte della settimana, con l'anticiclone che dal nord si sposterà verso le regioni meridionali. Sul resto dell'Italia, clima comunque da inizio estate, con le temperature che potranno salire fino a 28-30 gradi. Per tutte le previsioni dettagliate e gli aggiornamenti per il ponte del 2 giugno, visitate il nostro sito oppure scaricate gratuitamente la nostra app Meteo su tutti i dispositivi elettronici. Un saluto dal Centro Meteo Italiano.